Signori, buongiorno. Come avete letto dal titolo e intuito dalla copertina, oggi vediamo insieme questo Xiaomi che ho già portato qui sul canale, ma sono curioso di vederlo insieme a voi perché questa è una colorazione inedita che è solo disponibile in Cina, che quasi sicuramente non verrà poi commercializzata qui nel nostro mercato, ma come al solito c'è il multistore del Zaza, quindi se vi interessa portarvi a casa un dispositivo in questa colorazione troverete tutti i link qui sotto. Ma abbiamo fatto qualcosina di più con il multistore del Zaza, lo abbiamo già sbloccato, abbiamo già installato la prima ROM tradotta per cominciare a testare il prodotto anche con quella che è la nostra lingua e tutto il software, insomma, adattato al nostro mercato. Ma quindi direi di non perderci più in chiacchiere, andiamo a vederlo da vicino perché sono curiosissimo, probabilmente tanto quanto voi, e credo sia davvero, davvero stupendo. Signori, prima di continuare con l'unboxing di questo video, ci tengo a precisare una cosa con tutti voi, dal primo all'ultimo. Questi prodotti arrivano dalla Cina, avete ragione, e spesso non vengono nemmeno importati in Italia ufficialmente, però c'è il multistore del Zaza. So che da molti è apprezzato questa cosa e ne sono molto orgoglioso, e qualcuno invece lo giudica un po', insomma, inutile portare certi prodotti. Ragazzi, se in Italia molti youtuber hanno scelto di non continuare a portare questi prodotti in anteprima e a far loro, a me non interessa, è una scelta che ovviamente non mi metto a discutere. Io l'ho sempre fatto perché a me piacciono queste anteprime, mi rende orgoglioso. Certo, mi porta numeri, mi porta visibilità, ma l'ho sempre fatto anche quando avevo 5.000 iscritti, indipendentemente dal fattore economico, dai soldi che ci posso guadagnare. Questo insomma per farvi capire che quello che continuo a portare qui in Italia con questi prodotti è fatto e dato da sola passione, perché mi piace portarvi questi dispositivi in anteprima, a differenza di tutti quelli che già si vedono, per avere qualcosa di diverso anche da proporvi. Spero apprezziate questa cosa. E detto questo, cominciamo! Xiaomi 13 Ultra. Come vi ho già detto, è uno smartphone che avete già visto qui sul canale, avete la recensione completa, avete l'unboxing con il kit fotografico. Questa è una versione, diciamo, speciale. Vediamo subito un po' di caratteristiche. Come vedete, 16 GB di RAM, 512 GB di memoria interna, nella nuova variante in anteprima, ovviamente in colorazione speciale. Io la chiamo quasi la colorazione Yaki, anzi se vedi questo video Yaki, fammi sapere cosa ne pensi. Caricatore 90 watt, solito cavetto USB per la ricarica, coverina standard che è un po' un peccato perché va a coprire completamente il colore del device, ma vediamo il dispositivo. Allora, ecco, finalmente vedo dal vivo questo giallo, che è un giallo sinceramente diverso dal giallo che ricordavo quando l'ho visto in anteprima sul sito di Xiaomi cinese. Allora, è un giallo molto taxi, passatemi il termine, pensavo fosse un giallo un pochettino meno intenso, un giallo un pochettino meno meno taxi, secondo me è proprio il colore giusto che si addice perfettamente a questa back cover. Come vedete, i profili sono completamente piatti come al solito, ma soprattutto neri come anche nella versione che vi ho fatto vedere in colorazione verde. Questo certo è molto più visibile, no? Se lo avete all'orecchio così si nota che è uno Xiaomi in colorazione in anteprima. Non ricordo di aver visto molti smartphone così gialli, con questo tipo di giallo, quindi al tatto stupendo, colore, vabbè. Come vedete abbiamo già la lingua in italiano, perché con il multistore del Zaza il dispositivo è stato sbloccato per avere una ROM completamente tradotta ed utilizzabile. Ed ovviamente quando comincio ad utilizzare i miei nuovi dispositivi, la prima cosa che faccio dopo aver inserito i miei account di Google è installare NordVPN, che questo mi permette di poter navigare con tutta tranquillità nei wifi pubblici, ma soprattutto poter stare tranquillo all'interno di tutta la navigazione che faccio con il mio device. Oltre ad essere una delle VPN più veloci nel mercato, quindi senza andare a limitarne la qualità di navigazione internet, per me è essenziale, visto il mio lavoro,
Oro offre all'interno dell'abbonamento senza costi aggiuntivi una serie di add-on che sono davvero molto pratici e completi. Infatti troviamo una protezione contro malware e file dannosi, neutralizzandoli prima che possano infettare il nostro strepitoso smartphone, PC o tablet. Offre una Dark Web Monitor che vi avverte se la vostra mail finisce sul Dark Web e offre una rete meshnet e altri add-on come Password Manager e Cloud. Ma visto, ragazzi, che parliamo di un servizio a pagamento, per me è molto importante che voi abbiate la possibilità di testare il prodotto, quindi vi lascio qui sotto il link in descrizione dove potete provare il servizio per 30 giorni gratuitamente, oltre a trovare il mio link con il piano biennale scontato più 4 mesi gratuiti. Così avete tutto il tempo di provare e poi eventualmente decidere se continuare ad utilizzare NordVPN oppure no, anche se io ve lo consiglio sicuramente. Detto questo, continuiamo a personalizzare e vedere come gira questo dispositivo. Come al solito il multistore del Zaza, ragazzi, riesce a fare praticamente dei miracoli, no? Nell'andare a sbloccare, aggiornare il device, e questa è una cosa molto importante perché se acquistate lo smartphone da lui arriverà già con una ROM tradotta e dopo ovviamente vi aiuterà anche nel tempo per fare gli aggiornamenti, quindi insomma vi darà anche un post vendita molto veloce ed accurato, ve lo assicuro, perché me lo hanno scritto già in tanti sotto i miei video, anche su Instagram dove vi consiglio di seguirmi, che si sono sempre trovati molto molto bene, anche a distanza di tempo si è sempre dimostrato molto affidabile e comunque preciso, una cosa che mi piace moltissimo del multistore. Allora vi faccio vedere innanzitutto all'interno delle impostazioni del software quello che è il software che è stato installato. Abbiamo la Xiaomi EU nella versione beta, perché questa è la prima disponibile per questo dispositivo, poi ovviamente nel tempo, quando lo acquisterete dal Zaza, arriveranno degli update e degli aggiornamenti che andranno a migliorare la situazione. È tutto tradotto, ma ciò che è molto importante è, come vedete, che abbiamo già il Play Store installato al suo interno e quindi abbiamo un dispositivo finalmente utilizzabile a tutto tondo, con tanto di anche Android Auto, insomma, da poter utilizzare sulle nostre autovetture, che è cosa che non si poteva fare prima con l'aggiornamento in inglese e cinese. E per conferma, ragazzi, come potete vedere, ho installato il mio account di Google e siamo, come immaginavo, già all'interno del Play Store e funziona tranquillamente, e quindi da questo momento in poi potrò andare ad installare tutte le mie applicazioni, ad esempio proprio NordVPN, per ovviamente tenere al sicuro tutti i dati del mio dispositivo mentre andrò a navigare in internet. Ma ciò che mi interesserà molto testare di questo prodotto ovviamente sta poi anche nel reparto fotografico. Voglio capire se con questo aggiornamento e le cose vanno a migliorare, se ci saranno degli update che hanno sistemato alcune lacune che avevo riscontrato nella parte fotografica di questo dispositivo, e quindi probabilmente vi farò sapere anche fra qualche settimana come si comporta in un video completo, quindi magari parlandovi anche delle differenze che possono esserci rispetto allo Xiaomi 13 Ultra in variante cinese, quindi con il software non tradotto, provato qualche settimana fa. Bene, ragazzi, credo non ci sia molto altro da aggiungere, il dispositivo è identico a quello che avete già visto, però sono curioso di sapere vostra, qual è il vostro colore preferito? Preferite questo giallo taxi o il verde che vi ho fatto vedere qualche settimana fa? Fatemelo sapere, mi raccomando, qui sotto con un commento. Prima di salutarci, commentate questo video: viva Xiaomi 13 Ultra giallo, così so chi di voi ha guardato il video fino alla fine. Mettete un bel like se ancora non l'aveste fatto, iscrivetevi al canale se siete nuovi e mi raccomando, come dico sempre, fate i bravi. Ciao ragazzi e a presto.